Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quando mi vedete in questa postazione, ormai sapete benissimo che parleremo di beauty e make-up. Oggi infatti, come vi avevo anticipato nel precedente video in cui ho provato il make-up firmato Charlotte Tilbury, andrò a ricreare un altro look utilizzando la Easy Eye Palette. Quindi i protagonisti di questo make-up saranno gli occhi. Ma prima di iniziare a truccarci, come sempre, chiedo il vostro supporto e se siete capitati qui per la prima volta, cliccate il tasto iscriviti. Non dimenticate di attivare la campanellina per ricevere una notifica quando pubblicherò un nuovo video. Curiosate se vi va anche sulle mie pagine social per scoprire in anteprima i contenuti dei prossimi incontri. Prima del fondotinta, oggi andrò ad applicare anche un primer. Quando ho fatto l'ordine dei prodotti che andrò ad utilizzare, mi sono stati inviati anche dei campioncini, tra i quali il primer viso Wonder Glow. Questo primer ha una leggera base colore che va a uniformare l'incarnato e ha un effetto illuminante. Può essere applicato al di sotto del fondotinta o anche da solo, se magari non abbiamo troppe imperfezioni oppure perché ricerchiamo un effetto finale fresco e luminoso. Mi viene da pensare ad un suo possibile utilizzo in estate quando siamo abbronzate e magari non abbiamo voglia di applicare il fondotinta. Applicare un primer illuminante è molto utile per chi ha una pelle molto stanca e spenta. Il suo viso infatti apparirà più luminoso, vitale, sano e anche ringiovanito. Bene, andiamo ad applicarlo e scopriamolo insieme. Ora sono pronta per andare ad applicare il fondotinta e andrò ad utilizzare sempre l'Airbrush Flawless Foundation che ho scelto nella colorazione 4 Neutral. La prima volta che ho provato questo fondotinta l'ho applicato con il pennello. L'altro giorno ho utilizzato la Beauty Blender umida e devo dire che l'effetto finale mi è piaciuto tantissimo. Anche se è un fondotinta dall'alta coprenza, l'applicazione con la spugnetta umida rende l'effetto finale più naturale senza però andare a perdere coprenza. Avevo infatti dei rossori, dei brufoletti che alla fine non erano per nulla evidenti. Non so se si riesce a percepire dalla camera questo effetto, ma io vedo che sulla mia pelle non c'è prodotto, è come se si fosse fuso, rendendo la mia base perfetta e uniforme. Ora termino la base applicando Cipria Terra Blush e Illuminante e poi passeremo agli occhi. Il nome che Charlotte dedica al look che andrò a realizzare oggi è irresistibile a un appuntamento, quindi questo ci fa capire che lo sguardo sarà il protagonista di questo make-up. Prepariamo la base dell'occhio stendendo la tonalità Prime 4 su tutta la palpebra e andrò ad utilizzare un pennellino per ombretto piatto.
pennellino a penna vado ad applicare la tonalità Enhance 5 nell'angolo esterno dell'occhio e la vado a sfumare verso il centro della palpebra. Ridefinisco il contorno della piega dell'occhio con la tonalità Smoke 6, che andrò ad applicare anche sulla rima ciliare superiore ed inferiore per andare ad intensificare lo sguardo. A questo punto il make-up occhi sarebbe terminato, ma io voglio dargli un tocco in più andando ad inserire nell'angolo interno un punto luce. Applicherò quindi la tonalità Prime 1. Riporto la tonalità anche sotto l'arcata sopraccigliare con il pennello scarico. Come mascara andrò ad applicare il Pillow Talk Push Up Lashes, del quale sono ormai diventata dipendente, e lo applicherò anche sulle ciglia della rima inferiore dell'occhio. Sulle labbra, per completare il look di Charlotte, andrò a mettere il suo rossetto Matte Revolution nella colorazione Super You. Questo make-up
make-up irresistibile termina qui. Mi è piaciuto molto il look che ho ricreato con questa palette, che a differenza di quello realizzato nel video precedente è un po' più intenso, ma resta comunque elegante. Trovo che anche la colorazione del rossetto si intoni bene, anche se ci vedrei comunque bene un rossetto da un tono più scuro. Spero che questo make-up sia piaciuto anche a voi e se siete arrivati a questo punto del video non può che farmi piacere. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e per rimanere sempre aggiornati attivate la campanella e seguitemi anche sulle mie pagine social. Non ci resta che salutarci e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!